Prepariamo insieme le focaccine al latte, sempre dal cuore alle mani per voi. Ecco per voi una ricetta facilissima di focaccine al latte, perfette da servire a merenda o per arricchire il buffet di feste o compleanni. Versate in una ciotola la farina, il lievito, un cucchiaino di miele, e iniziate ad impastare aggiungendo latte e acqua. Unite adesso il sale e il latte rimasto. E quindi continuate a mescolare aggiungendo tutti i liquidi. A questo punto unite l'olio. Mescolate ancora fino ad assorbimento. Coprite la ciotola e lasciate riposare per 20-30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, trasferite l'impasto sul piano di lavoro infarinato. Fate qualche piega di rinforzo. E lavorate l'impasto. Fino a quando non risulterà liscio. Trasferite l'impasto in una ciotola. Copritelo con pellicola alimentare e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Quando l'impasto avrà raddoppiato il suo volume, lo trasferite nuovamente sul piano di lavoro infarinato. Lo lavorate velocemente, giusto una piega, e ricavate le focaccine. Pirlate fino ad arrotondarle. Io ho ricavato 16 focaccine da 70 grammi circa. Naturalmente potete realizzarle più piccole o più grandi. Trasferite le focaccine su una teglia ricoperta di carta forno e con le mani unte appiattitele leggermente. Quindi lasciatele lievitare fino al raddoppio in forno spento con la lucina accesa. Una volta raddoppiate le spennellate con l'olio e con i polpastrelli create i classici buchetti. A questo punto condite le focaccine come più preferite. Io ho scelto origano, rosmarino, pomodoro e olive. Aggiungete anche il sale. Spennellate ogni focaccina con olio extravergine di oliva. E a questo punto infornate a 200 gradi statico ventilato per circa 15 minuti. Ed ecco le nostre focaccine al latte pronte. Sofficissime e profumatissime. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima! Non vi sembrano buonissime?